Andrea Giuricin, CEO TRA Consulting. Buon pomeriggio, Andrea, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Guarda, questa storia, ecco, questa vicenda, questo dossier è estremamente interessante. Abbiamo visto già movimenti su altri dossier dal punto di vista bancario, e così via. Però, ecco, innanzitutto come interpreti questo interesse nei confronti di ITA Airways? Perché ovviamente ti seguiamo un po' tutti su Twitter, seguiamo il tuo dibattito legato ai trasporti e dunque hai sottolineato che l'azienda continua ad essere in perdita. Come mai questo interesse è la mia prima domanda, giusto per poter capire il discorso successivamente? Esattamente, l'azienda ha chiuso il 2021 nei primi 2 mesi e mezzo di operation, quindi dal 15 ottobre al 31 gennaio, al 31 dicembre, ha chiuso con 170 milioni di EBIT negativo. Questo significa che la perdita è stata di circa 135 euro per passeggero, quindi sicuramente i dati non sono positivi. Bisogna anche tener conto che a fine dicembre, cioè a dicembre, comunque è arrivata l'ondata Omicron, che non ha semplificato la situazione. Quali sono però i vantaggi, fra virgolette, nell'andare ad acquistare questa compagnia per i diversi operatori? Beh, acquistando ITA possono andare ad acquistare una parte di mercato italiano, pur essendo ormai ITA minoritaria sul mercato italiano, ma sicuramente vanno a comprare una compagnia che è stata ripulita dai debiti. Ricordiamo, i debiti sono rimasti nella vecchia Betco e quindi sono rimasti in capo ai precedenti azionisti e in parte anche al contribuente italiano. E comprano una compagnia molto leggera con solo 2.800 dipendenti, quindi sicuramente non è un grande investimento, non c'è necessità di fare un grande investimento per acquistare comunque un pezzo di mercato italiano, e per i grandi operatori può essere sicuramente interessante questo muoversi sul mercato italiano. È chiaro che in questo momento la compagnia continua a perdere soldi, quindi è altresì vero che la compagnia non è profittevole, difficilmente lo sarà per i prossimi anni. È altresì vero che il governo ci ha già messo 700 milioni di euro e altri oltre 600 milioni di euro arriveranno poi nel prossimo biennio di soldi pubblici per questa compagnia, quindi è comunque ricapitalizzata. Ecco, non lo so se si può fare una valutazione quale è la soluzione migliore tra le due proposte, che non so se nemmeno si possono chiamare proposte, però interesse sicuramente Delta Airlines o il gruppo MSC insieme a Lufthansa. Allora, in questo momento è difficile dire esattamente quale sia l'offerta migliore, perché abbiamo ben pochi elementi. Quello che possiamo sicuramente far notare è che Delta, essendo uno dei più grandi gruppi al mondo, è sicuramente un partner molto interessante. L'unico problema per Delta è che non può acquistare più del 49% di ITA Airways, essendo un partner, o comunque essendo un acquirente extra UE. Quindi avrebbero bisogno di, non possono sicuramente andare nella maggioranza di ITA. E questo è il primo punto. Al contrario, il gruppo Lufthansa insieme a MSC sicuramente possono muoversi in maniera differente, perché comunque Lufthansa ha una grande esperienza sul mercato europeo e anche sul mercato italiano con Air Dolomiti, e possono sicuramente cercare di integrare ITA nel proprio network. E ricordiamo che Lufthansa ha oltretutto una strategia di multi-hubbing, quindi nell'acquisizione delle diverse compagnie nel corso degli ultimi decenni sicuramente è stato in grado di creare un gruppo con diversi hub. Pensiamo all'acquisizione di Swiss e l'hub di Zurigo, di Austrian e l'hub di Vienna, e di Brussels Airlines con l'hub di Bruxelles. Quindi indubbiamente Lufthansa, con oltretutto alle spalle un socio forte come MSC e la famiglia Ponte, che ha sicuramente molta liquidità per via diciamo, dell'andamento del mercato logistico via mare nell'ultimo biennio, sappiamo tutti dei rincari, dei noli per quanto riguarda i container e via dicendo, e quindi sicuramente è un'offerta diversa rispetto a quella di Delta. È difficile però dire esattamente quale sia la proposta, perché le proposte ancora non sono ben chiare, e non sappiamo nemmeno i prezzi di proposta e via dicendo, quindi è ancora forse presto per dire cosa sia meglio. Ecco, sicuramente uno però diciamo dei dossier più importanti sul tavolo del governo. Innanzitutto vorrei semplicemente capire se credi che questa sarà la volta buona, nel senso credo che ci sono state offerte anche precedentemente, poi abbiamo visto cosa è successo tra KKR e Telecom, anche lì c'è stata una grande delusione, poi ricordiamo a tutti quelli che ci seguono, ma immagino che lo sappiano molto bene che Telecom attualmente è su un prezzo ben inferiore rispetto alla proposta di KKR. Dunque si può anche considerare come un'opportunità persa, ma tornando su ITA Airways, che è una società non quotata ovviamente, ecco, chiedo se questa sarà la volta buona e cioè c'è ancora questa possibilità di perdere l'occasione, tra virgolette.
Sì, c'è sicuramente questa occasione. Bisogna capire esattamente il governo dove andrà, quali saranno le pressioni dei diversi partiti politici, questo sicuramente, quali saranno le pressioni dei sindacati. Siamo all'inizio di un processo di privatizzazione. Come tutti i processi di privatizzazione, sono processi molto complessi. Ricordiamo che purtroppo è un processo di privatizzazione che deriva oltretutto, diciamo, dal fallimento dell'azienda pubblica, o comunque di un forte costo, di un grande costo per i contribuenti italiani. Nell'ultimo decennio hanno circa utilizzato 10 miliardi delle proprie tasse per mantenere in vita Alitalia, senza riuscirci, tra le altre cose. E quindi è forse presto per sapere esattamente dove andremo, è presto anche per capire come evolverà questo processo di privatizzazione, e bisogna capire quali saranno le offerte. Teniamo in considerazione che adesso c'è una data room che è stata aperta e che durerà circa 3 mesi. Quello che faccio notare è che comunque c'è necessità di andare abbastanza in fretta, per il semplice motivo che ITA continua a perdere soldi. È vero che il governo ha messo 700 milioni di euro del contribuente italiano, ma ad oggi sono già stati persi 170 milioni abbondanti nei primi 2 mesi e mezzo, e in questo primo trimestre dell'anno, molto probabilmente, è difficile fare stime perché non abbiamo dati precisi, ma probabilmente potrebbe perdere altri 200 milioni di euro. Quindi più passa il tempo, più la compagnia perde soldi e rischia di trovarsi ancora una volta senza liquidità, e questo è un altro grave rischio che credo il governo non voglia assolutamente andarsi, vuole assolutamente trovarsi. E qui mi viene da dire, e i sindacati? E i sindacati, bisogna capire bene, perché i sindacati sicuramente non sono d'accordo sulla rinascita di ITA così piccola, con 2.800 dipendenti, che sarebbero poi passati a 5.500 circa a regime, quindi nel 2024-2025. I sindacati non volevano una situazione del genere, ma è altresì vero che i sindacati sono stati corresponsabili nell'arrivare a una situazione del genere, con la morte della vecchia Alitalia e la nascita della nuova ITA, perché a furia di tirare la corda si è spezzata purtroppo per il contribuente italiano e l'azienda è rimasta molto molto piccola. E quindi i sindacati possono giocare un ruolo, ma non credo che il governo Draghi possa farsi influenzare troppo in questa fase dei sindacati, perché l'azienda ormai è estremamente piccola. Ricordiamo, l'azienda è ripartita con 2.800 dipendenti rispetto agli 11.000 che aveva circa prima di questa ultima crisi. Nel 2008-2009 stiamo parlando di un'azienda Alitalia più Air One che aveva circa 20.000, oltre 20.000 dipendenti. Quindi è un'azienda che è andata riducendosi nel corso del tempo in maniera molto importante, e anche il peso dei sindacati è andato riducendosi di pari passo. Quindi è chiaro che ITA è un'azienda estremamente piccola, sappiamo tutti i numeri, sono veramente piccoli. Nell'ultimo 2 mesi e mezzo dello scorso anno ha trasportato 1.260.000 passeggeri, che è una cifra davvero, davvero piccola per il mercato italiano. Ed è chiaro altresì che anche il peso dei sindacati, secondo me, si è un po' ridotto, però sappiamo sempre che in Italia il peso dei sindacati, specialmente sulla partita Alitalia-ITA, risulta sempre essere molto maggiore rispetto al peso stesso della compagnia aerea sul mercato italiano. Ecco, questo punto era molto molto importante. Ultimissima domanda, ci sono alcune condizioni che devono essere, se vogliamo dire, effettuate per appunto concludere questa operazione, visto che i sindacati hanno un piccolissimo peso, mi sembra a giudicare da ciò che ci ha già comunicato il governo in termini dei diversi dossier, che è molto molto, come dire, deciso di andare avanti con i progetti e con delle vendite di conseguenza delle diverse aziende in netta difficoltà, per cui pagano appunto i contribuenti che ci seguono. Eh sì, i passi sicuramente devono essere molto chiari e molto decisi da parte del governo Draghi. Innanzitutto non bisogna fermarsi, bisogna fare in fretta. Come dicevo, ci sono pochi soldi ancora nella compagnia e non ha senso sprecarne altri. Stare da soli sul mercato per Alitalia ITA è praticamente impossibile, anzi è impossibile. Non ce la faceva prima della pandemia. Ricordiamo, nel 2019 Alitalia perdeva 600 milioni di euro quando tutti gli altri operatori avevano dei margini molto positivi, con degli EBIT compresi fra il 15% di Ryanair, 15-16% di Ryanair, al 10% del gruppo IAG, a Lufthansa, che aveva comunque una marginalità bella positiva, lo stesso gruppo Air France. E chiaramente bisogna fare in fretta. Bisogna fare in fretta, non bisogna aver paura nel fare un processo di privatizzazione, anche se l'Italia sicuramente non è molto avvezza a fare dei processi di privatizzazione, bisogna farli bene, e qua bisogna capire anche bene quale sarà il prezzo di vendita da questo punto di vista. Perché chiaramente l'azienda non vale tantissimo e vale probabilmente poco più di rispetto ai soldi che sono stati immessi da parte del
da parte del governo italiano nei mesi scorsi, quindi 700 milioni di euro e i 600 che potrebbero arrivare. Teniamo in considerazione che teoricamente il governo italiano ha assicurato alla Commissione europea, che doveva essere un'operazione di mercato. Quindi teoricamente il governo italiano non dovrebbe perdere soldi da questa operazione, quindi dovrebbe cercare di ricavare di più di quanto ha messo nei mesi scorsi. Andrea, prima di lasciarti andare, hai menzionato Ryanair, non posso non chiederti un parere sul fatto che ha deciso di investire pesantemente in Italia, credo 2,5 miliardi di euro, aumentando la flotta, credo da 67 a 99, 17 nuove rotte da Roma, per un investimento che ammonta appunto a 2,5 miliardi. C'è qualche condizione che ha chiesto al governo Draghi, per carità? Come, ecco, valuti questo interesse dei diversi carriers nei confronti dell'Italia? Beh, il mercato italiano, io ricordo sempre, dalla liberalizzazione 1997 al 2019, ultimo anno di normalità, è cresciuto da 53 milioni di passeggeri a 161 milioni di passeggeri. Quindi un mercato in forte espansione e in forte crescita. Addirittura è cresciuto sui segmenti domestico e intraeuropei, che sono quelli che sono stati liberalizzati, è cresciuto ed è diventato più grande anche rispetto al mercato francese, per questi segmenti di mercato che sono comunque rilevanti. Quindi è un mercato estremamente interessante. Ryanair è ormai storicamente il primo operatore in Italia, è di gran lunga il primo operatore in Italia, con delle quote di mercato doppie rispetto all'Italia, ad esempio, anche la vecchia dall'Italia, e quindi sicuramente puntare per loro su un mercato come quello italiano è necessario, perché comunque rimane un mercato estremamente importante, diventerà probabilmente il primo mercato per Ryanair da questo punto di vista. E quindi il mercato italiano, con ITA estremamente debole in questo momento, perché indubbiamente è estremamente debole, Ryanair ha deciso di attaccare, di essere molto aggressivo per difendersi anche dall'arrivo delle altre low cost. Pensiamo a Wizz Air, che è stato molto aggressivo negli ultimi anni pandemici proprio sul mercato italiano, avendo aperto diverse rotte anche domestiche, e EasyJet, che invece è un pochettino più in difficoltà, è stato un po' più in difficoltà negli ultimi anni, ma che comunque rimane un operatore importante, il terzo in Italia per importanza, probabilmente con la crisi di ITA diventerà il secondo operatore per importanza dopo Ryanair. Quindi Ryanair è abbastanza naturale per loro investire sul mercato italiano, perché vedono delle grandi opportunità di crescita e vedono di consolidare la loro posizione di forza sul mercato stesso. Grazie mille Andrea Giuricin, CEO TRA Consulting, grazie per essere stato con noi, alla prossima, e nel frattempo buon weekend. Grazie a voi.